Siamo qui con il professor Sajjon, che è venuto oggi al convegno Education 2.0 per presentare un progetto che si intitola? Questa è una metodologia didattica per l'integrazione delle scienze. Questo è il titolo, diciamo, della metodologia. Ed è il risultato di una ricerca didattica che, assieme alla professoressa Faraldo Rossella, che è anche lei una fisica, io sono un fisico, e che collabora con noi, con me, in questo campo di ricerca didattica. Abbiamo fatto molte cose insieme sulla formazione degli insegnanti e abbiamo fatto delle esperienze su una quinta liceo scientifico a Rovigo, e adesso la stiamo conducendo presso l'ufficio scolastico della Lombardia, e in seguito a queste esperienze abbiamo codificato e abbiamo prodotto una metodologia che abbiamo denominato per l'integrazione delle scienze, perché lo scopo di questa metodologia è proprio quello di dare un metodo affinché le discipline scientifiche tra di loro possano trovare un terreno comune, una unificazione nella costruzione delle programmazioni. Poiché però questa metodologia è fondata sulla messa in rilievo, diciamo, del processo di astrazione con cui diciamo, tutti gli esseri umani funzionano e che noi abbiamo, diciamo, estratto dallo studio sui fondamenti della fisica, per l'appunto, allora ci siamo accorti, siamo partiti come una metodologia per l'integrazione delle scienze, e tale è, diciamo, nella codificazione che abbiamo realizzato in un libro che abbiamo pubblicato a Padova. Però ci siamo accorti molto rapidamente che questa metodologia, appunto perché è fondata sui presupposti che ho detto, in realtà serve anche per una unificazione di tutti, certo, i saperi. Certo. E quindi diciamo la nostra ambizione è ancora un po' più, è quella di ampliare, un po' più elevata, sì. È quella di creare appunto questo ambiente di apprendimento, perché la nostra metodologia è fondata sulla creazione di ambienti di apprendimento nell'accezione che noi diamo a questa parola, non nell'accezione che molti altri legittimamente possono dare. L'accezione che noi diamo è questa: l'ambiente di apprendimento per noi è una situazione, un ambiente per l'appunto, che si crea innanzitutto all'interno del collegio dei docenti e nella realtà socio-economica in cui si trova la scuola, e poi all'interno dei singoli consigli di classe. Questo ambiente, diciamo, chiamiamolo così, che si crea, si fonda sull'adozione da parte del collegio dei docenti di un obiettivo formativo che deve essere ovviamente plasmato e sarà da loro scelto in funzione del contesto socio-economico. Poi questo obiettivo formativo si articola in unità di apprendimento, sulle quali noi abbiamo anche, siamo in grado di fornire anche molti esempi, e fatta questa scelta, allora le programmazioni, la costruzione delle programmazioni all'inizio di ogni anno, anche in verticale, trovano una loro coerenza e una loro unitarietà, prima di tutto all'interno del comparto scientifico, ma come ho detto prima, ma poi anche in una estensione, diciamo, in una generalizzazione più ampia, che rende l'azione didattica nelle scuole, ecco, molto più economica, molto più armonica, e soprattutto, questo ci tengo a sottolinearlo, sviluppa la flessibilità strategica negli studenti, cioè se le programmazioni sono costruite in modo coerente, come ho detto, allora anche i concetti che vengono poi sviluppati con le diverse angolature dai diversi docenti avranno in modo naturale una loro unitarietà nella presentazione verso lo studente. Quindi lo studente non soffre della frammentazione, di cui purtroppo in molti casi la nostra scuola, certo, è prodiga. Ecco, e soprattutto
e soprattutto si sviluppa la trasversalità, cioè si sviluppa la capacità dello studente di transitare attraverso domini di conoscenza diversi. Questa che è la trasversalità è poi quella qualità, chiamiamola così, forse è improprio chiamarla qualità, ma che poi nelle valutazioni della riforma scolastica vengono chiamate competenze, perché le competenze sono proprio questo, la capacità di utilizzare le armi di cui noi disponiamo, cioè le nostre abilità e conoscenze, per districarsi in contesti nuovi, in contesti imprevisti. Questo lo si acquista proprio essendo allenati alla trasversalità. Certo. E come hanno reagito i ragazzi al progetto? Hanno reagito bene? Sì. Anche emotivamente? Sì. Noi abbiamo due esperienze fondamentali. La prima l'abbiamo fatta in un liceo scientifico di Rovigo, il Paleocapa, in una quinta. E lì abbiamo anche la valutazione di cui lei mi sta chiedendo. E le valutazioni sono state molto positive. Avrei, diciamo, alcuni dati da mostrare, ma questo probabilmente non è il momento, sì, non ce n'è il tempo. L'altra sperimentazione che invece noi stiamo realizzando con l'Ufficio Scolastico della Lombardia e che è uno sviluppo della prima, diciamo, a cui ho fatto riferimento poco fa, e di questa ancora non abbiamo le valutazioni sugli studenti, ma le avremo alla fine di questo anno scolastico. Però posso dire che abbiamo una ottima, diciamo, risposta da parte degli insegnanti. Diciamo pure che per il momento la nostra azione, la nostra metodologia è appunto una metodologia che prima di tutto si rivolge agli insegnanti. Poi gli insegnanti sono tutti bravi e loro fanno il loro lavoro sui ragazzi. Ma questo progetto in qualche modo è modellizzabile, cioè replicabile da altre scuole? Se sì, con quali consigli, con quali accorgimenti, con quali attenzioni? Sì, questa metodologia è applicabile a qualunque scuola di qualunque ordine e grado e in qualunque realtà socio-economica, e anche se noi l'abbiamo sperimentata e la stiamo sperimentando in due particolari parti dell'Italia. Ma come ho detto anche all'inizio, il partire dal collegio docenti e dai consigli di classe e dalla realtà socio-economica in cui noi siamo immersi fa sì che questo tipo di costruzione delle programmazioni, perché la metodologia poi alla fin fine questo conduce alla costruzione di programmazioni, e questo può essere fatto a qualunque livello, su qualunque ordine, appunto su ogni scuola di qualunque ordine. Nel vostro progetto quanto è entrata la tecnologia, il digitale, e in che modo, se sì? No, per il momento diciamo noi non abbiamo avuto una particolare... Più che altro quindi un approccio metodologico sulla trasversalità, quindi creare delle competenze non in verticale ma... che in qualche modo si linkano tra di loro, per usare appunto un termine digitale. Sì, ha usato abbastanza bene, sì, sono d'accordo, si è espressa bene, esattamente questo, sì. Un'ultima domanda, il suo progetto con uno slogan? Mi verrebbe da dire solo l'inizio. È solo l'inizio, sì, è solo l'inizio, ma siamo abbastanza avanti. Ma diciamo che... Nel senso che poi si può replicare appunto su altre materie, cioè creare più... Ovunque, si può applicare ovunque. Ripeto una cosa che ho già detto all'inizio, la struttura portante attraverso con la quale poi si realizzano non solo le programmazioni, perché ho anche dimenticato di dire che noi abbiamo anche redatto un format per la valutazione delle abilità e delle competenze. La struttura portante, che deve essere fatta propria dagli insegnanti, è proprio la messa in primo piano, la emersione del processo di pensiero nella fase dell'empiria e nella fase di astrazione, cioè di generalizzazione. Ecco, la cura per questi due momenti in cui si sviluppa l'azione dell'osservatore
dell'osservatore scientifico, ma diciamo pure dell'osservatore in generale, è quella cura che non solo aiuta, determina la costruzione delle programmazioni, ma anche fornisce i criteri guida, diciamo così, con cui fare le valutazioni a fine anno delle competenze soprattutto. Grazie mille. Grazie a lei, buongiorno. Buongiorno.